Il quotidiano online statunitense esalta le spiagge dorate e le maestose montagne abruzzesi che caratterizzano la regione e tra i 12 migliori posti al mondo in cui vivere, l'Abruzzo guadagna il 5° posto. L'articolo rimarca come nel corso degli anni non ci siano stati drastici cambiamenti nel modo di vivere delle persone che popolano la regione e che hanno mantenuto usanze e costumi di centinaia di anni fa, mantenendo quindi inalterata la qualità della vita. In Abruzzo, secondo l'Huffington Post, anche i giovani conservano abitudini legate al passato. Molti ragazzi, piuttosto che giocare col computer, preferiscono divertirsi all'aperto, come accadeva decine di anni fa. Dal punto di vista della sicurezza, la regione Abruzzo fa registrare un primato. Il crimine ha un'incidenza molto bassa tra le regioni del centro Italia. Nell'articolo del quotidiano statunitense, inoltre, si esalta l'importanza della qualità del cibo, che anche nei ristoranti o trattorie abruzzesi è rigorosamente cucinato come usava fare la nonna in casa. Secondo la ricerca del blog, una coppia di anziani potrebbe andare in pensione vivendo con appena $2,000 al mese, compreso l'affitto e senza farsi mancare niente. Inoltre, il quotidiano mette in evidenza i 4 parchi naturali sul territorio abruzzese, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco della Maiella e il Parco Regionale Sirente Velino. Sottolinea i collegamenti autostradali tra i parchi, le località costiere e le più frequentate stazioni sciistiche, citando Campo Felice, Roccaraso, Ovindoli e Sulmona, eletta tra le 15 città d'inverno. L'articolo e la ricerca dell'Huffington Post chiude ricordando che l'Abruzzo è la scelta ideale per chi cerca un posto di qualità dove vivere o andare in pensione.